Un'ordinanza della sindaca di Montevarchi dà di fatto ulteriori poteri alla Polizia Municipale. L'obiettivo è la lotta allo spaccio e alla microcriminalità. Un'ordinanza urgente che è già in vigore e che ci espone il primo cittadino montevarchino. Permetterà alla nostra Polizia Municipale di attuare un dispositivo restrittivo in modo tale da creare un'opportunità di allontanamento per tutti quei soggetti che commettono comportamenti illeciti che vanno dallo spaccio di droga, alla prostituzione, all'abuso di alcol. Purtroppo sappiamo che ci sono dei soggetti recidivi che tutti noi conosciamo perché sono presenti costantemente in luoghi del centro, che però per mancanza di una legge ad hoc non ci permettono poi di intervenire, non permettono le forze dell'ordine di intervenire come sarebbe giusto, quindi ho dato questo ennesimo dispositivo per cercare di stringere ancora di più il controllo e la tutela del territorio, cercando appunto di poter segnalare quindi al questore quei soggetti che, ritirando certi comportamenti illeciti, meritano di essere immediatamente allontanati dal nostro territorio. Un'ordinanza che fa il seguito a varie azioni di contrasto alla criminalità messe in campo nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione con le forze dell'ordine coordinate dalla Questura e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo. Il centro e la stazione ferroviaria i luoghi più attenzionati. Soddisfatto il sindaco dei sequestri di droga e delle denunce scattate nei mesi scorsi, quest'ultima lancia un messaggio chiaro. Questo non è territorio di nessuno e quindi attraverso gli strumenti che il sindaco ha in mano e che le forze dell'ordine hanno in mano faranno e continueranno a fare il possibile per far capire che in questa città ci si sta rispettando le regole e non importunando o creando condizioni di malessere agli altri concittadini.